Allora, dicevo, capito il meccanismo di inserimento dei dati, cerchiamo di completare velocemente il modello sulla macchinetta per fare il caffè. Allora, abbiamo inserito sostanzialmente i dati rispetto al primo blocco che era appunto il corpo della macchina, ci rimane ora da inserire i dati su altri due, chiamiamoli così, componenti ed elementi del prodotto che sono la brocca e poi i filtri in carta. Lo facciamo inizialmente per la brocca, la logica quindi è la stessa utilizzata prima. Ci posizioniamo all'interno dell'assemblaggio, visto che stiamo inserendo i dati su materiali e processi di lavorazione. L'assembly del corpo macchina 1 è stato completato, creiamo quello 2 della brocca. Quindi per crearlo ci si posiziona per creare un nuovo assemblaggio. Segniamo il nome. E a questo punto si può procedere tranquillamente nell'inserimento dei dati. Il primo è l'elemento che fa riferimento al corpo della brocca, che è quello in vetro. Vi ricordate, questo è solo un esempio, in qualche modo anche propedeutico, per poi gestire situazioni di sostituzione di componenti magari un po' più elaborato. Più elaborate. Perché dico più elaborate? Perché in questo caso il discorso è piuttosto semplice, perché tutte le brocche, ciascun utente rompe la sua brocca e quindi dobbiamo considerarne sostanzialmente due. Il problema è che potrebbero esserci delle situazioni in cui magari non tutti gli utenti, ma magari un utente su cinque rompe la brocca. Quindi non cambia l'approccio, cambiano solo i ragionamenti a livello numerico. Teniamo il livello base in questa fase, quindi una brocca pesa 650 grammi del vetro e noi, rispetto all'unità funzionale, quindi rispetto alla durata di 5 anni, ne dobbiamo considerare due. Si tratta di vetro, 1300 grammi. Quindi andiamo sui materiali, il vetro è all'interno, ha una sua voce dedicata, in questo caso poi all'interno della voce packaging. Ed è il vetro in qualche modo trasparente, bianco, e quindi lo selezioniamo. Ho una pessima memoria, sono 1300 grammi. Nel caso specifico, vedete che può succedere in altre situazioni che all'interno del materiale sostanzialmente è già prevista l'operazione con cui viene realizzato il processo di lavorazione, quindi non dobbiamo andare ad inserire poi la relativa lavorazione. Passiamo quindi ai dati sul manico, sempre della brocca, si tratta di peso unitario 180 grammi di polistirene, lo stesso della scocca. Vale sempre il discorso, visto che a livello progettuale, anche qua potrebbe essere un input interessante, iniziamo già a ragionare un po' in questa direzione. Il progettista non ha previsto la possibilità, ad esempio, se si rompe la brocca in vetro, che il manico possa continuare ad essere utilizzato, quindi di sostituire solo la brocca, ma vengono sostituiti entrambi gli elementi, e quindi dovremmo inserire in coerenza. Cosa importante, la ripeto, in coerenza con l'unità funzionale, 360 grammi di polimero. I materiali sempre nel primo blocco, voci plastiche, termoplastiche. Polistirene alto impatto, 360 grammi. Ok, in questo caso il processo di lavorazione è presente, quindi è un solito stampaggio ad iniezione all'interno dei processi, lo andiamo a richiamare, era l'ultimo richiamato in precedenza e quindi dovrebbe forse anche per voi essere facile selezionarlo. 360 sono i grammi. Ok, e anche la brocca in qualche modo è stata modellizzata all'interno del software. Potete, appunto, o con la funzione salva dal menu in alto, oppure anche banalmente chiudendo direttamente l'assembly, salvare perché il software ve lo chiede, e arriviamo quindi ad inserire a questo punto l'ultimo, diciamo così,
elemento assembly che è quello che fa riferimento ai filtri in carta. Qua nuovamente facciamo un ragionamento di coerenza ed è qua un pochino che ci si gioca la differenza tra un approccio, diciamo, lineare, comunque non relativo al ciclo di vita, invece un approccio, una visione di carattere più sistemico, è che un singolo filtro in carta pesa 6 grammi, ma la quantità di filtri in carta da considerare, provate a pensare a quanto ammonta, perché è un componente del nostro sistema prodotto che in realtà è progettato con un'ottica usa e getta. Per cui il calcolo che bisogna fare per quantificare la carta è capire quanti utilizzi sono eseguiti del prodotto nel suo ciclo di vita. Quindi sono 5 anni, sono 2 utilizzi al giorno per 5 anni. Sì, non sono molto bravo in matematica, però vabbè, è abbastanza facile perché poi fattore per 10, quindi dovrebbero risultare 3650. Di conseguenza, moltiplicando il numero di sostituzioni di questo componente per il peso singolo del materiale, il valore complessivamente di carta da utilizzare è quello di circa 22 kg. Ok? Allora andiamo ad inserire il materiale. O meglio, prima dobbiamo creare il relativo assemblaggio, prefiltro in carta. Anche in questo caso nel materiale è compresa la lavorazione, quindi andiamo a ricercare la carta, credo che sia all'interno di questa categoria, carta, packaging, craft. Quindi carta, packaging, market come sempre. Forse ho sbagliato qualcosa. Ecco. Probabilmente in packaging paper. Qua forse non serve neanche. Sbiancata, se non ricordo male, verifichiamo. Sì. La selezioniamo e riportiamo, abbiamo detto 22.100, giusto? No, 21. Ok. Attenzione, questa è una modalità con cui fare l'inserimento dei dati, nel senso che in questo primo step inseriamo i dati fin da subito coerenti con l'unità funzionale. Poi vedremo che ci sono diverse modalità e opzioni con cui andare a gestire, come dire, questo aspetto all'interno del software, però in prima battuta credo che sia il ragionamento più semplice. Allora, a questo punto chiudiamo, abbiamo completato i nostri dati, ma sono tutti, cioè, come dire, sono blocchi indipendenti. È una delle funzioni che ci permette poi di gestire con una visualizzazione unica l'impatto sull'intero ciclo di vita, è quello di aggregare in un unico assemblaggio tutti questi elementi. Come si fa? Si crea un nuovo assembly. Quindi sempre con la solita funzione, io in questo caso forse molto banalmente lo chiamo totale preproduzione e produzione macchina caffè. E cosa faccio rispetto alle altre volte? Mi posiziono sempre dove solitamente venivano selezionati i materiali, ma non richiamiamo più i materiali, bensì andiamo a richiamare gli assemblaggi che abbiamo già costruito. Quindi ignoriamo la voce materiali, ci posizioniamo su quella degli assemblaggi, a seconda delle categorie, delle cartelle che avete inserito all'interno della voce, andate a riprendere tutti gli assembly di riferimento. Nel nostro caso non si poteva, esattamente, ancora non si possono selezionare più di uno insieme, quindi selezioniamo il corpo della macchina e attenzione, in questo caso, torno all'elemento di cui vi parlavo prima, dovete assegnare non più un quantitativo di massa rispetto ai materiali, ma un'unità di riferimento rispetto al corpo macchina. Erano già stati inseriti coerenti e uniformi rispetto all'unità funzionale, quindi richiamate un corpo macchina, significa che state richiamando 700 grammi di polistirene, 200 grammi di alluminio, eccetera, eccetera. Facciamo sì, la stessa cosa anche per la brocca, selezioniamo, in questo caso appunto
la possibilità e l'opzione era, adesso senza confondervi le idee, però di inserire nell'assembly precedente i dati in termini unitari su una brocca e visto che viene sostituita una volta di indicare qua due. Però ribadisco, questo giro lo facciamo tutto inserendo i dati fin da subito uniformi all'unità funzionale, quindi indichiamo una brocca, lo stesso banale ragionamento potrebbe essere esteso sui filtri in carta, quindi si poteva qua richiamare 3650 volte un filtro di carta che pesava 6 grammi. Noi l'abbiamo già inserito precedentemente, quindi lo richiamiamo anche in questo caso una volta. Bene, a questo punto abbiamo creato il modello completo delle sole fasi di pre-produzione e produzione. Lo salviamo e andiamo avanti nell'inserimento dei dati. Perché andiamo avanti? Perché anche rispetto alla scheda e comunque ai contenuti didattici che vi sono già stati condivisi, una valutazione sull'intero ciclo di vita deve in realtà tenere in considerazione anche le fasi che stanno a valle rispetto alle fasi di produzione del prodotto. Ovvero bisogna considerare se questo prodotto, e in questo caso ce ne sono, se questo prodotto ha dei consumi elettrici, e appunto in questo caso ce ne sono. E bisogna anche considerare le fasi di distribuzione, quindi il fatto che ci sarà un mezzo di trasporto che dal luogo di produzione al luogo di utilizzo dovrà essere utilizzato per rendere fruibile ai consumatori il prodotto. Quindi il primo blocco, inserimento di dati, fa riferimento ai consumi energetici. Da tabella sono indicati che per ogni singolo utilizzo, qua trovate già la pappa pronta, però poi credo che negli esercizi successivi sarà chiesto a voi di ragionare che ci sono due consumi energetici. Prestate attenzione perché queste informazioni non solo sono utili per avere il profilo ambientale, ma sono utili poi anche in termini riprogettuali. Quindi avere una buona conoscenza del prodotto è logicamente fondamentale per poterlo riprogettare. Quindi, tornando ai consumi energetici, sono differenti. Uno serve tendenzialmente per riscaldare l'acqua e portarla ad ebollizione. Mentre il secondo consumo energetico è relativo a una resistenza che mantiene la brocca in caldo per un determinato periodo di tempo. Allora, questi consumi per ogni singolo utilizzo sono di 0,07 per portare a ebollizione e di 0,03 per mantenere in temperatura. Ma noi non dobbiamo considerare i consumi singoli perché consideriamo l'unità funzionale, quindi rispetto ai 5 anni, per cui lo stesso calcolo sostanzialmente fatto per i filtri in carta è che il numero totale di utilizzi è di 365 per 2, che sono le volte in un giorno, per 5, che sono gli anni complessivi, e di conseguenza sono 3650, il fattore moltiplicativo per quantificare i consumi totali. Dove andiamo ad inserire questi dati? Non lo facciamo più all'interno della voce assemblaggio, cosa molto importante, ma andiamo in quella successiva, che è quella ciclo di vita, dove o nella cartella di default che è presente, o creandone una, come abbiamo visto prima, tasto destro, nuova categoria, andate ad inserire questi dati. Quindi a questo punto cosa si crea? Si crea non più un box assembly come lo chiamavamo in precedenza, bensì un box life cycle. Anche qua, se imparate un po' a utilizzare i termini corretti, poi risulta più semplice nei passaggi successivi. Quindi creiamo un nuovo box life cycle. In questo caso lo nomino come totale CV, che sta per ciclo di vita macchina caffè. E all'interno di questo box life cycle andremo a riprodurre l'intero modello del nostro prodotto. Allora, il primo passaggio da fare è quello di in realtà andare a richiamare l'assemblaggio. Tendenzialmente andiamo a richiamare le fasi di pre-produzione e produzione che abbiamo costruito prima. Quindi con la stessa modalità si clicca sull'assemblaggio e c'è la possibilità, cioè c'è la possibilità, cioè sì, c'è la possibilità di selezionare i diversi assembly che avete costruito. In questo caso andiamo a richiamare, visto che vogliamo costruire un ciclo di vita con tutte le informazioni, l'assembly che fa riferimento a tutti i componenti della macchina. Se non vi ricordate più cosa è contenuto all'interno di questo assembly, c'è sempre la funzione visualizza, quindi
Quindi potete andare a visualizzare che questo assembly è costituito dai dati del corpo macchina, della brocca e del filtro in carta. Quindi è, diciamo così, onnicomprensivo delle prime fasi del ciclo di vita. Lo richiamiamo, nuovamente viene chiesta la quantità. Avendo già inseriti i quantitativi in termini di massa coerenti con l'unità funzionale, lo andiamo a richiamare una sola volta. Bene, in questo modo abbiamo richiamato fasi di preproduzione e produzione. Ci mancano le fasi di distribuzione, uso e dismissione. La prima che abbiamo visto nel file con i dati di inventario è la fase relativa. Sono i consumi relativi all'uso, sono quindi i consumi di energia, perché quelli di acqua e di caffè li abbiamo esclusi dal confine del sistema. Andiamo a richiamare, avete visto che il valore espresso in kilowattora, quindi il consumo energetico, sono 255 kilowattora per portare a ebollizione. E anche qua, cosa interessante, o comunque poi utile anche eventuali ragionamenti successivi, ipotizziamo che il contesto d'uso di questo prodotto sia quello italiano, per cui il dataset da richiamare in questo caso sarà un consumo di energia riferito alla rete elettrica a basso voltaggio perché è un uso domestico italiano. Bene, lo andiamo a richiamare all'interno dei processi, nella solita modalità, viene aperta la possibilità di selezione che ci dà il software, dobbiamo richiamare un processo di energia, quindi non andiamo sulle lavorazioni, non andiamo sui trasporti, non andiamo neppure sull'uso, ma andiamo sulla voce energia. Prendiamo, visto che possiamo selezionare il mix energetico, andiamo a scegliere il dato relativo al basso voltaggio. Andiamo nella voce market e richiamiamo quelli che vedete come sigle in maiuscolo, sono le aree geografiche di riferimento. Andiamo a richiamare il consumo a basso voltaggio italiano. Allora, è selezionato, in questo caso in unità e sono sempre kilowattora come erano espressi di là, e quindi richiamiamo indichiamo i 255,5. Allora, perché è importante questo passaggio sul contesto geografico? Perché in realtà è, nel nostro caso, una macchinetta per fare il caffè identica potrebbe avere impatti ambientali in fase d'uso differenti a seconda del contesto geografico di utilizzo. Perché l'energia consumata, ad esempio, nella sede del Politecnico è dato da un mix di produzioni di un certo tipo che fa riferimento tendenzialmente al contesto nazionale, più la quota di energia che viene importata. Se lo stesso prodotto fosse utilizzato in un'area geografica, i paesi del Nord Europa, dove ad esempio le quote di energia rinnovabile sono maggiori, gli stessi kilowattora genererebbero un impatto ambientale inferiore. Di conseguenza, anche il riferimento all'ambito geografico risulta avere un suo interesse rispetto a queste valutazioni. Bene, abbiamo inserito il primo consumo, che è quello per portare a ebollizione. Visto che il dato l'abbiamo in qualche modo spacchettato, inseriamo anche il secondo consumo, che è quello in realtà calcolato per mantenere in temperatura il tè o il caffè. Si tratta di 109,5 kWh e in questo modo abbiamo inserito il secondo consumo energetico. Scendo e rimangono da inserire i dati che fanno riferimento ai processi di distribuzione, perché in realtà sia il nostro prodotto inteso come macchina per fare il caffè, sia i componenti ausiliari, la brocca che viene sostituita piuttosto che la brocca che anche viene sostituita piuttosto che gli N chilogrammi di filtri in carta che il prodotto richiede devono essere trasportati. Come vengono quantificati questi dati? Vengono quantificati, o meglio, il software richiede l'inserimento, soprattutto se si tratta di trasporto su gomma, di un dato, prestate attenzione perché sennò poi sarete in difficoltà nell'applicarlo, di un dato che è espresso come rapporto tra chilogrammo e chilometro. Questo dato si ottiene sostanzialmente moltiplicando il peso del prodotto di riferimento rispetto all'unità funzionale per la distanza su cui è distribuita.
Quindi avete visto che anche nelle tabelle sopra c'erano poi i totali dei pesi, questi servono per calcolare appunto questi quantitativi. La macchina per caffè, nello specifico, viene trasportata con un camion da 16 tonnellate, viene trasportata per 300 km e moltiplicando i 300 km per il peso della macchina, del corpo della macchina del caffè, il risultato è di 324. Ok, scusate, non sto a verificare anche se potrebbe essere non corretto il calcolo. Perché in effetti è super. No, è giusto. Ok, quindi come si inseriscono e dove si inseriscono questi dati? Sempre nello stesso livello in cui sono stati inseriti i dati della fase d'uso. Quindi in questo, in qualche modo, il software non è didatticamente così aderente a quello che vi è stato detto, ma non ci possiamo fare nulla, quindi non c'è un'area dedicata all'inserimento dei dati sul trasporto, ma è lo stesso all'interno della voce dei processi. La modalità è sempre la stessa, clicchiamo, non ci interessano più i consumi energetici, bensì i dati del trasporto, apriamo il menu del trasporto, noi dobbiamo cercare un trasporto su gomma, lo cerchiamo sempre all'interno della cartella market, che è il dataset EcoInvent, e il processo di riferimento è un trasporto tra le 7 e le 16 tonnellate con un fattore, diciamo così, di emissioni Euro 3. Quindi proviamo a cercarlo, lo troviamo all'interno dei dati, selezioniamo sempre quello S rispetto al dataset di riferimento e il valore da inserire è 324. Attenzione anche qua perché il dato di default che viene messo sui trasporti non è chilogrammo su chilometro, ma tonnellata su chilometro. Quindi per non sbagliare, manteniamo il dato che abbiamo già a disposizione e variamo l'unità di misura. Se ci sono dubbi, alzate sempre la mano. Facciamo la stessa cosa per il trasporto relativo al filtro e alla brocca. I mezzi di trasporto sono sempre gli stessi, variano i dati. Quindi per il filtro il valore è molto più alto perché la massa totale dei filtri in carta lungo l'intero ciclo di vita è di 21 kg. Quindi 6.570 è il valore da inserire. Lo facciamo anche per la brocca, 498, il processo non cambia, il dataset non cambia, 498. Ok, direi che siamo a buon punto perché se siete riusciti ad inserire tutti questi dati e provate a fare mente locale rispetto al ciclo di vita, l'unico elemento ancora da inserire è quello che fa riferimento alla dismissione e al fine vita. Per una gestione, diciamo, di primo livello e semplificata, adatta a questo contesto, andiamo a selezionare una modalità, diciamo, di gestione del fine vita, ipotizzando che l'intero prodotto, quindi la macchina, ma anche i filtri, siano gestiti attraverso un comune processo di scarica. Dove andiamo a richiamare questo processo? Lo andiamo a richiamare all'interno della voce scenario smaltimento fine vita. Quindi posizionate, doppio clic, andate a vedere negli scenari di smaltimento, all'interno della voce relativa alla discarica, quello che andiamo a cercare è un municipal solid waste medio. Ok, erano pochi che venivano visualizzati. Ci sono due realtà, quella svizzera o quella relativa a una media mondiale. In questo caso, la qualità dei dati non è l'obiettivo di questo esercizio, quindi va benissimo selezionare questo. Qua, prestate attenzione, non sono da abbinare dei dati perché il software in automatico considera i quantitativi di materiale che voi avete richiamato come materiali utilizzati, li considera poi come materiali che verranno smaltiti con questa modalità. Ok? Quindi da questo punto di vista risulta piuttosto semplificato. Bene, a questo punto abbiamo, se proviamo a riguardarlo, in questo box life cycle il contenuto di un modello sull'intero ciclo di vita. Perché? Perché qua dentro abbiamo i materiali e le lavorazioni, ahimè, in maniera aggregata.
Sotto abbiamo i due processi che caratterizzano la fase d'uso. Dimmi, diteci. Perché sono la versione che avete più aggiornata, no, anzi, non c'è coerenza con i dataset. Quindi quella che avete sul software è più aggiornata, non è assolutamente un problema per questo esercizio selezionare quello che avete a disposizione sul computer, sul software. Carlo sta lavorando su un software che è sulla sua macchina, diciamo, non è quello che è sul server, quindi potrebbe avere un processo diverso. Esattamente. Quindi abbiamo tutte le fasi del ciclo di vita, proviamo a salvarle. E se prima ci siamo limitati a una valutazione parziale dell'intero ciclo di vita, ora possiamo provare a lanciare una valutazione che ci restituisca il modello, il profilo ambientale di tutte le fasi del ciclo di vita. È stato mostrato prima, quindi banalmente posizionandosi sul box life cycle e lanciando una delle valutazioni o a rete o a distogramma, è possibile calcolare l'impatto ambientale. Probabilmente ho sbagliato qualcosa perché non è quello che mi aspettavo, però adesso vediamo di sistemare. Allora, magari è corretto così, eh? Perché mi sembravano bassi i consumi energetici. Allora, no, sembrano inseriti correttamente. Allora, beh, proviamo a rilanciarlo e vediamo attraverso il grafico ad albero quali sono i motivi di questo profilo. Allora, il bello della diretta in qualche modo, no, nel senso che su profili usando metodi e dataset differenti, il profilo ambientale non risultava di questo tipo. Ha sorpreso anche me, quindi per andare a verificare, a capire un po' meglio dove sono i maggiori impatti ambientali, mi sposto sulla funzione del network e della rete e provo a visualizzare dove sono ricondotti i maggiori impatti ambientali. Probabilmente, adesso guardiamo, o ho fatto un errore io, il dataset di riferimento potrebbe essere bizzarro, però vedo dal flusso. Quindi provando a seguire in giallo il box dell'intero ciclo di vita, in azzurro i box degli assemblaggi, il filtro in carta è quello che risulta avere il maggiore impatto ambientale. Io temo di non aver variato l'unità di misura, quindi lo proviamo a verificare attraverso, tornando a quell'inserimento dei dati. Quindi chiudo il box life cycle, vado dove sono presenti i dati relativi al filtro in carta ed effettivamente ho sbagliato io, ve l'ho menata mille volte, ma poi sono stato il primo a sbagliare. I quantitativi espressi, ma nessuno me l'ha fatto notare, però, ragazzi, i quantitativi espressi in grammi, io in realtà li ho indicati come chilogrammi, quindi variamo questo errore e il vantaggio è che in automatico, poi, essendoci tutti i collegamenti già predisposti, il software dovrebbe riaggiornare i risultati. Quindi a questo punto risalviamo, torniamo dove c'è l'intero ciclo di vita, proviamo a rilanciare la valutazione. A voi è già uscita? Sì, ok. È diverso dalla sua. Ma siete stati più bravi di me, che da figura. Forse, no, meglio, questo è un profilo ambientale che mi è un po' più familiare, anche perché è un esercizio che facciamo da tanti anni, e proviamo magari insieme a vedere e poi magari attraverso la relazione a ragionare su dove sono i maggiori impatti ambientali. Allora, l'istogramma restituisce i dati così come sono presenti nel box life cycle, quindi il primo la prima colonna, il primo istogramma che vedete è quello che fa riferimento alle fasi di pre-produzione e produzione, è anche il nome che avete assegnato, quindi diciamo sono i chilogrammi di alluminio, di plastica e le relative lavorazioni. I successivi due fanno riferimento ai consumi energetici che abbiamo richiamato. Questo non dovrebbe stupirvi perché un prodotto
che consuma energia e che viene utilizzato con una frequenza di 2 volte al giorno per 5 anni, diciamo, a ciascuno di questi utilizzi comunque è associato un impatto ambientale, non diretto della macchina, ma indiretto, diciamo così, dei siti di produzione dell'energia elettrica che quella macchina utilizza. Mentre i successivi 3 blocchi sono quelli relativi ai trasporti, quindi possiamo dire che i trasporti sono un po' più alti per la fase relativa ai filtri in carta, che è la seconda voce, perché non perché la distanza è superiore, o meglio, non mi ricordo se la distanza è superiore, ma sicuramente perché si tratta di un quantitativo e di una massa molto più alta da movimentare. Mentre quello che spesso preoccupa, se non i progettisti, comunque chi si affaccia per la prima volta sui temi ambientali, è che l'ultima fase legata alla dismissione del prodotto, che spesso appunto è percepito come problema più significativo, in realtà cuba nell'intero ciclo di vita un impatto ambientale, non dico trascurabile, perché da dove si può intervenire è bene intervenire anche se sono basse le percentuali di incidenza ambientale, ma decisamente meno significativo. Proviamo a fare la stessa visualizzazione, appunto in questo caso poi corretta e magari mostrando anche i valori percentuali. Attraverso la visualizzazione ad albero. Appunto, potete verificare andando a variare l'intensità della visualizzazione e attraverso i flussi avere la conferma o comunque un'altra modalità di visualizzazione di quello che ci siamo detti. I due flussi più grossi sono riconducibili al dataset relativo al consumo energetico e poi il terzo principale flusso è quello che poi va a fare riferimento all'assembly colorato in azzurro dei filtri in carta. Le parti invece qua che io visualizzo in una sorta di rosa sono i dataset relativi al fine vita, che sono quelli che visualizzate a destra, che appunto, come sono detti, risultano essere marginali. Allora, a questo punto proviamo, sempre riprendendo la relazione che avete tra le mani, a ragionare e a capire come trasferire questi risultati all'interno della relazione. È la cosa che dovrete poi anche fare nel vostro esercizio, nella vostra esercitazione poi nelle volte successive. Allora, prego. Io non ho la percezione di chi è a casa o dell'altra aula, per cui se avete da casa domande o se c'è qualcosa che non è chiaro potete intervenire, lo stesso credo che possa essere fatto nell'altra aula. Allora, dicevo, i risultati della valutazione, come vi sono richiesti? Tendenzialmente con una logica dal macro al micro in qualche modo, ovvero la prima domanda che vi viene fatta è: i risultati di valutazione dell'intero ciclo di vita indicano che le fasi a maggiore impatto sono in ordine di impatto decrescente. Quindi la prima domanda vi viene chiesta rispetto alle fasi del ciclo di vita, ok? Quali sono le fasi? Sono le fasi di preproduzione, produzione, distribuzione, uso e dismissione. Prestate attenzione perché in realtà questa domanda non è così semplice rispondere sulla base del modello che abbiamo costruito. Adesso vediamo il perché e cerchiamo di capire come andare eventualmente a riorganizzare la struttura dell'inserimento dei dati per poter avere le informazioni che sono chieste all'interno di questa relazione. Allora, quindi viene chiesto quali sono le fasi del ciclo di vita. Torno a questo grafico, all'ultimo che abbiamo, che avete lanciato, e dove sono qua le fasi del ciclo di vita? Bisogna avere un po', non dico l'occhio allenato, ma la consapevolezza dei dati che sono stati inseriti. Perché nella prima colonna sono racchiuse ben 2 fasi del ciclo di vita, quindi la fase di preproduzione e la fase di produzione. Visto che vengono chieste le fasi separate, dobbiamo trovare un modo per cercare di dividere questi valori. I due istogrammi successivi insieme costituiscono gli impatti ambientali, essendo i consumi energetici, della fase d'uso, ok? Quindi la fase d'uso è racchiusa in queste due variabili. La fase di trasporto, che è, diciamo così, abbiamo detto, nella prima colonna ce ne sono due di fasi.
Le altre due cubano i consumi energetici, siamo riferiti alla fase d'uso. Le successive tre colonne sono i dati relativi al trasporto, quindi andrebbero in qualche modo, devono essere sommati tra di loro per poter essere considerati. L'ultima colonna è quella che fa riferimento alla fase di dismissione, che è quindi l'ultimo dato che vi viene richiesto. A questo punto sono diverse le modalità che il software vi dà per poter inserire anche con un grafico che vi viene chiesto nella relazione questo tipo di risultato. Una prima modalità, ad esempio, potrebbe essere quella di andare a vedere all'interno di questo grafico a rete quali sono i dati che fanno riferimento, ad esempio, ai materiali e quali sono i dati che fanno riferimento ai processi di lavorazione. Ma la cosa rischia di risultare un po' articolata. Quindi, per poter andare a gestire, quindi faccio un attimino retromarcia sul modello che abbiamo costruito. Per andare a dividere, ad esempio, i dati relativi ai materiali dai dati relativi ai processi di produzione, torniamo un attimino nella fase del box assemblaggio. Quindi torniamo sempre in fase del prodotto dove si inseriscono i dati e andiamo a rivedere i dati che abbiamo inserito. Cosa suggerisco di fare in questo caso per poter avere i dati separati? Non di reinserirli nuovamente, così vi mostro anche delle funzioni del software. Bensì quello di duplicare gli assembly che avete costruito andando ad isolare in un caso i materiali e nell'altro caso i processi di lavorazione. Come si duplicano gli assembly, ma lo stesso vale per poi i box sull'intero ciclo di vita, vi posizionate sull'assembly e da destra vedete che c'è una funzione copia. Questa funzione permette semplicemente di duplicare quello che avete già costruito. Quindi lo copiamo. Lo rinominiamo, questo diventa poi importante, e in questo caso vorrei isolare i soli dataset e quindi poi i soli impatti ambientali relativi alla fase di preproduzione, quindi ai materiali. Di conseguenza, cosa facciamo? Eliminiamo tutti i processi di lavorazione. È anche un po' la scusa per mostrarvi delle funzioni del software, come si eliminano questi processi. Semplicemente col tasto destro elimina linea oppure con la funzione riportata poi qua in alto che permette pian pianino di togliere ciascuno dei dati inseriti. A questo punto salviamo, chiudiamo e vedete che abbiamo riprodotto il corpo macchina per la sola quota parte relativa ai materiali. Stessa cosa la facciamo per la fase di produzione, quindi copiamo. Rinominiamo, appunto io lascio la P per ricordarmi che è solo la fase di produzione e in questo caso, all'opposto di prima, andiamo a togliere i dati relativi ai materiali. Salviamo. Facciamo la stessa cosa con la brocca. Copiamo. Lasciamo solo la preproduzione, quindi togliamo il processo di produzione. Riuscite a seguirmi? Perfetto. Ok, scusate, io per evitare problemi avevo ricostruito un modello di scorta, quindi potrebbe essere che mi segnali delle sovrapposizioni di nomi, visto che non sono molto creativo nell'assegnarli. A voi non dovrebbe succedere, duplichiamo anche per quanto riguarda la fase di produzione e quindi in questo caso andiamo a togliere i materiali e quindi la fase di preproduzione. Salviamo. In realtà sul filtro in carta, se vi ricordate, non è necessario spacchettare e separare perché non ci sono processi di lavorazione, essendo che nel processo è compreso l'inserimento dei materiali. A questo punto, fidatevi, fatevi un po' accompagnare in questa cosa, per avere poi i dati isolati, o quantomeno una visualizzazione separata, creiamo un assieme. Unico e aggregato, quindi diciamo riprendiamo e copiamo il totale. Adesso vediamo se riusciamo a visualizzarlo.
andando ad inserire, ok, qua come lo possiamo rinominare, divisi. Aggiungo un divisi nel senso che mettiamo le voci sia dei materiali che dei processi di lavorazione in modo da riprenderlo in maniera completa, quindi sostituiamo queste voci. Scusate, mi era andato ok. Quindi richiamiamola, a questo punto richiamiamo l'assemblaggio del corpo macchina relativi ai soli materiali, lo selezioniamo, indichiamo la quantità pari a 1, facciamo la stessa cosa. Questo ci permette poi di avere i dati aggregati dall'altra parte, richiamiamo il corpo macchina a livello di preproduzione, lo richiamiamo la brocca a livello di preproduzione, la brocca a livello di produzione e il filtro in carta che in realtà poi possiamo aggiungere il suffisso PP che fa riferimento solo alla fase di produzione. Sono già tutti i dati coerenti rispetto all'unità funzionale, quindi li richiamiamo in un solo assemblaggio e a questo punto, se andiamo a salvarli, la cosa da fare è tornare a creare, scusa, dimmi. Questo passaggio. Allora proviamo a fare la visualizzazione dei risultati e poi magari torniamo effettivamente indietro, perché sono diverse le modalità con cui si possono visualizzare separati questi dati. Quindi torno al ciclo di vita che avevamo costruito in precedenza, duplico anche questo, quindi lo copio. Metto questa voce divisi per ricordarmi che le abbiamo separati. Potrei eventualmente in questo box ciclo di vita anche aggregare i consumi elettrici per avere un grafico più uniforme, ma eventualmente lo facciamo in seconda battuta. Quello che facciamo è andare a riprendere, sperando di averli poi gestiti correttamente, ma lo visualizziamo nei risultati, quel box assembly costruito con i dati separati. Lo selezioniamo. A questo punto abbiamo lo stesso informazione sul ciclo di vita, ma solo con un box assemblaggio riorganizzato in maniera diversa. E se vogliamo, come dicevo prima, andare ad aggregare alcune voci per vederle in maniera più uniforme, possiamo ad esempio sommare i dati relativi ai due consumi energetici, visto che fanno riferimento entrambi allo stesso dataset e alla stessa fase del ciclo di vita. Il software dovrebbe anche la vostra versione funzionare in questo modo, quindi se inserite una somma dovrebbe permettervi di considerarla. Nel momento in cui logicamente lo gestite così, andate ad azzerare o a togliere per evitare doppi conteggi il dato relativo al consumo energetico che abbiamo aggregato. Stessa cosa la facciamo sui trasporti, quindi sto semplicemente mettendo insieme all'interno degli stessi dataset, i valori numerici che prima erano stati divisi. Lo separiamo, togliamo questo perché sono già considerati. A questo punto, vediamo lanciando la valutazione con la modalità di network, quindi di rete, i dati dovrebbero essere in qualche modo gestibili in maniera più semplificata anche per individuare le fasi di preproduzione e produzione. E quindi questo potrebbe essere un grafico effettivamente associabile a quella richiesta. Allora, scendo con il dettaglio sempre per visualizzare i diversi elementi. Vediamo, okay, fino a quanto rimane visibile. Ok, proviamo a ragionare insieme, se abbiamo tutti gli elementi utili a capire quali sono le fasi del ciclo di vita. Allora, il valore giallo è il valore totale di riferimento dell'intero impatto ambientale. Il flusso più grosso, quindi la fase che incide di più in termini di impatto ambientale è quella relativa ai consumi energetici ed è la fase d'uso.
Quindi la prima fase da indicare all'interno della relazione sarà la fase d'uso. Quindi viene chiesto di indicare il nome della fase, fase d'uso, e poi viene chiesto di indicare il valore e l'unità di misura. Allora, e qua facciamo un passaggio per capire un po' meglio il discorso relativo all'unità di misura che abbiamo accennato prima. Se vedete, sia visualizzando all'interno del network, sia visualizzandolo anche all'interno della tabella, l'unità di misura, anzi, vado sulla tabella perché risulta più funzionale, quindi sono solo passato dalla rete alla valutazione dell'impatto ambientale, vedete che i valori totali sono mostrati con un'unità di misura che fa riferimento al millipunto. I millipunti, o meglio, in generale, i punti sono l'unità di misura relativa a questo metodo EF, perché se vi ricordate, questo metodo ha la caratteristica di aggregare e di sommare tra di loro diversi effetti ambientali che, come dati caratterizzati, hanno unità di misure diverse, chilogrammi di CO2 equivalente, i chilogrammi di fosforo per l'eutrofizzazione, eccetera, eccetera. Nei passaggi prima di normalizzazione e poi di pesatura e quindi di ponderazione ci sono dei fattori che poi portano questo valore aggregato ad essere espresso come punti, ok? In alcuni casi, come questo metodo è punti, in altri metodi che fanno sempre questa operazione di aggregazione si tratta di ecopunti o comunque di unità che hanno questa caratteristica dimensionale. Qual è il valore che noi dobbiamo indicare? Qua lo vediamo come totale relativo al consumo di energia elettrica, è 15,4. Ok? Adesso provo a tornare nella rete per vedere se è espresso anche lì, perché non vorrei dimenticarmi. Allora, in effetti la rete può esprimervi questo valore o in termini percentuali, lo vedete indicato qua, o togliendo la percentuale tornate ad avere l'unità di punti. In questo caso sul grafo, sull'albero è espresso in punti, mentre sulla tabella è in millipunti, però poco cambia, insomma. Quindi la stessa informazione la potete raccogliere in entrambe, diciamo così, le modalità di visualizzazione. Quindi 15,4. Fase d'uso, 15,4 millipunti. Volendo, io credo che non ci siano regole così ferre nell'indicare questo, uno potrebbe anche indicare, ad esempio, l'abbiamo visto sul grafico, però Carlo correggimi se non è utile o necessario, potrebbe anche indicare eventualmente la percentuale totale sull'intero ciclo di vita, okay? Per avere un valore, magari una percentuale che potrebbe aiutare in alcuni casi dei ragionamenti in termini progettuali. Bene. Quindi abbiamo indicato la prima fase a maggiore impatto ambientale, vediamo ora di indicare la seconda fase a maggiore impatto ambientale. Allora, per indicare la seconda fase a maggiore impatto ambientale dobbiamo cercare di capire, e adesso qua anch'io faccio fatica e vediamo se il lavoro fatto è utile oppure no, come sommare i diversi contributi dei soli materiali o della sola lavorazione, perché vediamo che il secondo flusso maggiore rientra nel box assemblaggio. All'interno del box assemblaggio, che è quello colorato in azzurro, sono inseriti poi gli altri assembli che abbiamo costruito, che sono la preproduzione del corpo macchina, la preproduzione della brocca e la preproduzione del filtro in carta. Per cui la modalità con cui andare ad isolare e a sommare, diciamo così, gli impatti ambientali dei materiali è quello di prendere in considerazione da qui, credo anche dalla tabella, adesso lo andiamo a verificare, i dati sommandoli degli impatti ambientali dei materiali. Allora, vediamo sulla valutazione. Ok, sulla valutazione non è possibile perché vi viene mostrato anche in questo caso aggregato, per cui ci sono due strade. Una è quella di andare a prenderli come dati all'interno di questo grafico a network, oppure, poi lo vediamo, di fare la valutazione riferita solo al box assemblaggio, quindi di andare a vedere nel dettaglio qual è la quota parte dei materiali e la quota parte delle lavorazioni. Allora, qua se mi aiutate a fare la somma, me lo scrivo su un foglietto, sono 0,001 12
Ok, se scendo. Dovrebbe esserci tutto. Nel box assembly. Però sono aggregati. Le ho messi disaggregati, ma pensando che lui non l'ha fatto, quindi scusate, poi vedremo appunto anche l'altra modalità, però per sommare i dati relativi ai materiali, con questa visualizzazione che può essere poi appunto abbinata come grafico alla risposta a cui, alla domanda a cui stiamo dando risposta, 0,0012 è la quota parte dei materiali del corpo, 0,00025 è la quota parte relativa all'impatto ambientale dei materiali della brocca, e rimangono poi la parte invece più rilevante, che è quella dell'impatto ambientale, che è anche il flusso maggiore dei materiali relativi al filtro in carta, che sono 0,004. Quindi andando a sommare queste voci, adesso io lo faccio un po' velocemente, dovrebbe uscire circa 0,054. Quindi la seconda fase, abbiamo detto che è la fase relativa ai materiali, quindi la fase di preproduzione. Millipunti. Ok, in realtà io li sto posizionando così, poi sarebbe utile verificare dopo che numericamente siano nell'ordine effettivamente decrescente. Ok, ci rimane quindi da isolare i dati relativi alla fase di dismissione, di trasporto e di produzione. Lo facciamo sulla fase di produzione, sempre andando a prendere i dati che sono presenti in qualche modo nel box assemblaggio che abbiamo spacchettato. Quindi per la fase di produzione il primo valore fa riferimento alle lavorazioni del corpo macchina, che sono 0,0012. La seconda è quella che fa riferimento alla lavorazione del componente della brocca, che è un valore, adesso non dico trascurabile, ma che poi possiamo segnarci, che è di 0,004, e quindi la somma è di 0,12, lascerei i dettagli infinitesimali, quindi fase di produzione 0,1000 punti. Ok, la fase di trasporto dovrebbe essere un po' più facile, perché abbiamo aggregato e quindi sono tutti i dati che voi trovate all'interno dell'unica voce di trasporto. In questo caso la potete vedere anche direttamente dalla tabella. Si tratta appunto di 0,168 millipunti, che sono gli stessi. Ok, vedete, ho fatto confusione, quindi stavo scrivendo millipunti quando in realtà erano punti. Quindi proviamo a renderlo coerente. Questi sono millipunti, quindi teniamo millipunti, giusto? Allora, abbiamo detto la fase di trasporto è di 0,168 millipunti. A questo punto l'ultima fase del ciclo di vita che ci rimane da visualizzare è quella relativa alla dismissione. Sia nella tabella, essendo l'unico processo assegnato, sia nel grafico a rete, in realtà si visualizza il valore corrispondente, che è appunto quello di 0,196 millipunti.
allora correggiamo questi, giusto perché qua sono 5,68, deve essere una formula, quindi se lo spremiamo in millipunti. E 0,12. Allora, l'altra modalità che forse poteva essere almeno sulla gestione della preproduzione della produzione più semplice, quantomeno da visualizzare, era andare a ripetere la valutazione sul box assemblaggio andando a prendere i dati divisi tra materiali e lavorazione. Nel caso si vogliano poi, anzi, credo che sia richiesto allegare delle immagini, il software in realtà non ha la possibilità di esportare con chissà quale funzionalità o modalità, quindi è sufficiente fare un print screen della schermata ed eventualmente poi allegarlo ritagliandolo sotto oppure andando a ricostruire con un semplice foglio di lavoro in Excel, il profilo ambientale delle diverse fasi del ciclo di vita. O appunto combinare anche le immagini nel caso in cui, ad esempio, uno potrebbe mostrare il dettaglio della valutazione espressa con questa modalità a grafico, andando poi a dividere con un'immagine successiva il dettaglio tra i materiali e le lavorazioni. Ok. Quindi questo, scusate, è stato un po' forse articolato e poco fluido la modalità di, poi magari proviamo dopo la pausa, se ne facciamo un'altra a ridefinire come dividerli, ma andrei alle voci successive, perché appunto la logica della relazione è quella di capire a livello macro, quindi a livello di fasi del ciclo di vita, e poi a livello specifico su ogni singola fase, quali sono i maggiori impatti ambientali. A questo punto, quello che il software poi va a chiedere, cioè non il software, scusate, quello che la relazione chiede sono i valori di impatto ambientale relativa alla sola fase di preproduzione. Quindi proviamo a leggere la domanda. I processi che determinano il contributo maggiore all'impatto della fase di preproduzione sono in ordine di impatto decrescente. Quindi quello che viene chiesto è appunto il dettaglio della sola fase di preproduzione. A questo punto dobbiamo nuovamente tornare a vedere, a isolare i dati dei materiali e per farlo è necessario risalire ai dati inseriti a livello di preproduzione, quindi ai dati che abbiamo inserito nel box di assemblaggio. Se vi ricordate, i dati a livello di assemblaggio per la preproduzione avevamo messo questo suffisso PP. E per visualizzarli tutti insieme, credo che la cosa funzionale possa essere quella di creare un assemblaggio unico e specifico per la preproduzione. Quindi, sostanzialmente, cosa stiamo facendo? Stiamo cercando un pochino di mettere, non dico le pezze, ma di rendere la struttura del software funzionale alle fasi del ciclo di vita. Quindi, in questo caso mettiamo solo la preproduzione, quindi ci serve per visualizzare questo grafico. Vado a creare quindi un assemblaggio che riprende nello specifico solo i dati relativi ai materiali. Quindi se visualizzate, vi ricordate che gli assembly col PP fanno riferimento a questo aspetto. Quindi li richiamiamo, vale il solito discorso che richiamiamo sempre una volta. Quindi richiamiamo la preproduzione del corpo, la preproduzione della brocca e richiamiamo anche la preproduzione del filtro in carta. In questo modo abbiamo costruito un assemblaggio che fa riferimento all'insieme degli assembly che hanno solo al loro interno i materiali. Lo andiamo a valutare, lo valutiamo direttamente magari con un grafico a rete a network e proviamo a ragionarci un attimino insieme. Allora, il livello su cui vi viene chiesto di inserire i dati è il livello vostro di inserimento stesso dei dati, perché ci potrebbero essere delle situazioni in cui
soprattutto scendendo col livello di dettaglio, voi andate a vedere potenzialmente dei dati su cui non avete avuto dimestichezze, quindi su cui non avete fatto l'inserimento. In questo caso, esattamente questo grafico vi mostra sia il livello di aggregazione per componenti, sia il livello di aggregazione, quelli che vengono richiesti nella domanda e che interessano a noi, sia i dati relativi invece ai singoli processi. Quindi qual è il processo, meglio, qual è quindi il materiale che ha maggiore incidenza rispetto alla sola fase di preproduzione? È il materiale relativo alla carta utilizzata per la sostituzione per i filtri che vengono sostituiti durante l'intero ciclo di vita. Quindi, per rispondere a questa domanda, il primo processo è il processo di produzione. O meglio, pre-produzione per essere coerente, produzione carta per filtri, e anche qua, come per l'intero ciclo di vita, viene richiesto il valore da inserire. Il valore logicamente è lo stesso tra il box assembly e il processo che a noi interessa, perché all'interno di quel box assembly c'è solo la carta. Quindi il valore espresso in punti è di 0,0. Ah, lo stavamo esprimendo in millipunti dall'altra parte, quindi rimaniamo coerenti, però non c'è la possibilità qua su questa versione di variare l'unità di misura. Beh, spostiamo di 3 volte la virgola, quindi sono 1, 2, 3, 4,07 millipunti. Poi, il secondo, logicamente dobbiamo guardare e riferirci sempre quando si tratta di processi, non a questi che sono assemblaggi, ma a quelli che qua sono visualizzati sul livello inferiore. Qual è il successivo valore? Lo possiamo magari individuare anche in alcuni casi più facilmente in prima battuta, utilizzando la percentuale, quindi è la preproduzione dell'alluminio utilizzato per la resistenza, quindi preproduzione alluminio, e il valore è di 0,4. Millipunti. Questo viene fatto, e non mi soffermo, per i 5 processi di preproduzione più rilevante, e anche in questo caso viene poi chiesto di inserire un grafico di supporto. Possiamo nuovamente, appunto, poi a discrezione anche di come è stato inserito il modello, richiamare questo grafico e inserirlo a valle della domanda. Continuando, diciamo così, questo livello di approfondimento su quelli che sono i risultati richiesti nella relazione, viene chiesta di individuare non più quali sono i processi a livello di preproduzione, bensì quali sono i processi che incidono di più sulle fasi di lavorazione, quindi sulla fase successiva a quella di estrazione dei materiali. Anche in questo caso, per come abbiamo fatto rispetto ai materiali, cerchiamo di andare ad isolare nel box assemblaggio le fasi di preproduzione, quindi creiamo un assemblaggio in cui richiamiamo i soli processi di lavorazione, quindi solo produzione, richiamiamo la produzione, ve la visualizzo per ricordare, si tratta di un box assembly in cui sono rimaste esclusivamente le lavorazioni per produrre il corpo della macchina. Lo andiamo a richiamare, lo selezioniamo, sempre quota un pezzo, oltre al corpo della macchina richiamiamo la brocca e richiamiamo anche, no, non richiamiamo i filtri in carta perché vi ricordate che non hanno nessun processo di lavorazione. A questo punto chiudiamo e lanciamo la valutazione di questo box assemblaggio. Quindi è solo la produzione. Calcoliamo l'impatto ambientale
E qua, come abbiamo fatto prima, abbiamo le informazioni utili ad identificare quali sono, diciamo così, i processi di lavorazione più significativi. Vedete che in questo caso il flusso delle frecce, di più frecce, indica lo stampaggio ad iniezione. Il fatto che siano presenti più frecce significa che è un processo ricorrente in più componenti, ok? Quindi all'interno del corpo macchina verosimilmente ci saranno diversi componenti che hanno al loro interno quella lavorazione. Quindi nella relazione c'è la possibilità, guardo anche Carlo, di inserire il dato come processo aggregato, di indicare, andando poi a visualizzarlo, il valore relativo alle singole fasi. Non completo la relazione perché vorrei tenere un po' di energia mia, ma anche vostra, per il pezzettino di interpretazione dei risultati, però la stessa logica utilizzata prima. La stessa cosa vale per i processi di distribuzione. Vi ricordate dove abbiamo inserito questo dato e quindi dove è necessario andare a rivedere questa valutazione? La distribuzione è caricata all'interno del box ciclo di vita. Il box ciclo di vita, il primo che abbiamo generato, che è questo, lo riapro, ha i tre processi di distribuzione separati tra di loro, separati per i processi di distribuzione della brocca, dei filtri e della macchinetta per fare il caffè. Quindi lanciando una valutazione a rete, a network di questo assemblaggio, si riescono poi a visualizzare i dati che fanno riferimento esclusivamente ai tre processi di distribuzione. In questo caso, scusate, mi sono mosso un po' velocemente, però si possono visualizzare sia direttamente dalla linguetta valutazione dell'impatto, perché si tratta di questi tre processi, e quindi i dati si possono prendere da qua, passando nella versione tabellare in cui i dati sono più facili da esportare, oppure lo stesso discorso all'interno del network. Rimango in questa configurazione della valutazione dell'intero ciclo di vita, perché in realtà l'ultima domanda, credo l'ultima, no, la penultima domanda che viene posta è quella che fa riferimento al dettaglio degli impatti ambientali della fase d'uso. Cioè la logica è quella di andare a vedere per ciascuna fase dove ci sono le criticità ambientali. Sulla fase d'uso l'informazione la dobbiamo cercare dove quei consumi sono stati inseriti, nuovamente quindi il grafico di riferimento è questo, e i valori fanno riferimento ai due processi, in questo caso entrambi sono processi relativi al consumo energetico, perché si tratta dell'unico processo associato alla fase d'uso. Quindi, nuovamente, come per la distribuzione, i valori saranno da prendere o all'interno di questa tabella per quanto riguarda le due voci che sto evidenziando, oppure sempre all'interno del grafico ad albero, dove quei due valori non sono più separati, perché, per quello che ci siamo detti prima, questo tipo di visualizzazione aggrega poi nell'unico processo entrambi i flussi di riferimento. Questo anche per farvi un pochino riflettere sul fatto che le modalità con cui sono inseriti i dati all'interno del software caratterizza poi le modalità di visualizzazione. Vado e arrivo al penultimo punto della relazione, che è quello in cui vengono richieste, logicamente per l'ultima fase del ciclo di vita, che è il processo di dismissione in discarica, qual è il processo, l'elemento che caratterizza in maniera più significativa. In questo caso è molto semplice e banale, perché avete inserito un solo processo, per cui l'unico dato da inserire in questo caso è quello che fa riferimento al fattore del fine vita. Anche in questo caso, come per gli ultimi, il valore può essere preso, non riesco a scorrere verso destra, ok? Può essere preso all'interno della tabella con